Sono 103 i comuni marchigiani che beneficeranno del riparto di contributi per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati derivanti dal Fondo Speciale Nazionale. Lo ha annunciato nei giorni scorsi l'assessore regionale all'urbanistica Stefano Aguzzi, dichiarando un ammontare destinato alle Marche di 1.300.000 euro. Nello specifico di Pesaro arriveranno 124.000 euro per cercare di dare una spinta ulteriore di accessibilità ad una realtà che già dalla definizione del PEBA, ovvero il piano di eliminazione delle barriere architettoniche, ha da tempo impresso un colpo di reni di sensibilità su questa tematica. Pesaro, io ho girato tanto anche per le attività che ho seguito in passato. Pesaro è molto avanti rispetto a tante altre città, soprattutto se guardiamo l'Italia purtroppo meridionale, è molto indietro, molti centri non sono accessibili, hanno problematiche importanti. Pesaro è abbastanza avanti, anche perché in effetti è da 30 anni che portiamo avanti battaglie sull'accessibilità. Però ancora tanto c'è da fare, tanto, veramente tanto, perché abbiamo messo in evidenza qualche giorno fa il problema della farmacia, della sanità territoriale. Abbiamo già pronte altre due denunce che dimostrano che anche oggi si continuano a creare nuove barriere e questo non è accettabile. Sì, sono tanti, il trasporto pubblico è uno dei temi perché l'autonomia, ecco, parliamo di PEBA, l'eliminazione delle barriere che non è solo rivolto alla disabilità ma a tutti e quindi il trasporto pubblico è un tema estremamente importante e sono tanti, penso anche ai tirocini di inclusione sociale, cioè agli strumenti di lavoro per persone con disabilità, è un progetto che viene costruito sulla persona. E anche qui abbiamo quest'anno il doppio delle risorse e avremo 1,8 milioni da investire in queste progettualità. Quindi sono tanti tasselli, c'è la città, ci sono le rampe d'accesso, c'è il mondo del privato che deve essere accessibile ai ristoranti a tutti. C'è una parte tecnica, ad esempio il PEBA va a incidere lì, va a dare indicazioni tecniche, c'è una parte culturale che è quella di sensibilizzare tutti a queste tematiche che sono non di chi ha disabilità ma sono di tutti.